L'Acragas spata l'Esseneto con una rete del giovane Di Mauro, arrivata nel momento più importante della gara. Gli ospiti di Facciolo infatti hanno affrontato a viso aperto gli esperti avversari di casa, riuscendo, specie nel primo tempo, ad imbrigliare le strategie del tecnico di casa Marco Coppa, privo di diversi giocatori titolari, ed a ripartire in velocità mettendo in crisi la retroguardia biancazzurra. Sembrava per certi versi di rivedere lo stesso copione visto tra l'altro con il Licata 8 giorni prima, e non sono certo mancati i mugugni del pubblico presente, della curva e della tribuna per l'atteggiamento passivo della propria squadra. Dopo i primi 10 minuti, portata avanti con discreta velocità e possesso palla dalla compagine dei Tebri, ecco infatti venire fuori Sant'Agata, che all'undicesimo sfiora il vantaggio con Aquino, il cui diagonale sfiora il palo del portiere Sorrentino. Al 14° sembra la squadra ospite tenta pericolosamente la via della rete con un'altra botta a rientrare di squillace. L'Agragas sembra in bambola e al 15° soffre e con Aquino fionda ancora in rete, ma è bravo questa volta il portiere Sorrentino a deviare. Ancora lo stesso Aquino mette alla prova le coronarie dei tifosi di casa con un'altra botta ben neutralizzata dall'ottimo guardiapale di casa. Secondo tempo che si propone con il Città di Sant'Agata sempre propositivo, ma sterile nel momento delle conclusioni a rete. È tempo delle sostituzioni, entrano Mannina e Marrale per l'Acragas, e nella zona di centrocampo il gioco si fa finalmente omogeneo e veloce, mentre si avverte un certo calo fisico da parte degli ospiti. È proprio al 70° a conclusione di un batte e ribatti ai limiti dell'area del Sant'Agata che nasce il gol partita del giovane Di Mauro, il quale riceve un passaggio corto e con un forte diagonale infila il portiere Iovino. Cambia l'umore da parte a Cragantina, che adesso gioca in scioltezza, e al 76° colpisce la traversa piena con Lama, con un tiro forte e teso da circa 30 metri. Si tratta della seconda vittoria di fila per l'Acragas, che adesso deve concentrarsi alla prossima sfida esterna di domenica contro il Ragusa. Secondo me la Sant'Agata nel primo tempo ha giocato meglio di noi, ha avuto anche probabilmente qualche occasione perché è andato anche a concludere verso il nostro specchio alla porta. Nel secondo tempo noi siamo usciti, ci siamo sistemati anche da un punto di vista tattico, abbiamo cambiato, ci siamo messi a due in mezzo al campo, ci siamo messi con gli esterni un po' più alti e abbiamo sistemato un po' la situazione. E quindi credo che poi alla fine, non so se fosse meritata totalmente la vittoria, però alla fine siamo riusciti a fare gol. L'importante credo che sia portare 3 punti a casa ancora una volta. Basta, per cui hai detto tutto tu. No, la mia attenzione è un'attenzione personale, assolutamente mia, che riguarda soltanto me, non riguarda nessun altro. Non vorrei rispondere a questa domanda perché sembrerebbe crearmi un alibi, però so benissimo io e la società che noi siamo in emergenza da più di una partita, non siamo al completo. Nonostante questo, credo che questa sia la vittoria del gruppo, sia quella di domenica a Palmi che quella di oggi. Credo che sia la vittoria di un grandissimo gruppo, di un grande attaccamento. E oggi vi permetto di dire anche alla mia persona, perché mi hanno fatto un regalo, i ragazzi sono tutti ad abbracciarmi in panchina, e per me questo è un segno di grande orgoglio. Di grande commozione e di emozione, perché loro sanno in questo momento noi come stiamo lavorando, in quale situazione di emergenza, e nonostante questo però soffriamo, perché le partite purtroppo le dobbiamo giocare soffrendo ed è inevitabile per quelli che siamo, però alla fine le portiamo a casa. Si vede che c'è carenza. Abbiamo già discusso con la società, purtroppo noi abbiamo avuto alcuni giocatori che non fanno più parte della rosa e stiamo cercando di rimediare, quindi questo è un argomento che già è stato affrontato insieme al direttore, all'area tecnica, e quindi stiamo cercando di sistemare la squadra nel migliore dei modi. Però io credo che queste vittorie, come quella di domenica, credo che abbiano un valore triplo, perché arrivano con una sofferenza, io dico, se mi permettete, inevitabile, e poi ci sono anche gli avversari, e se gli avversari sono bravi, e il Sant'Agata al primo tempo è stato molto bravo, se nel secondo tempo noi usciamo ed usciamo in quella maniera, grazie anche al fatto che probabilmente qualcuno ha letto anche la partita e l'ha letta bene, ha fatto alcune situazioni. Io dico che è giusto prendersi dei meriti e i meriti nei momenti in cui è giusto che ci siano. Ah.
Takaragas ha fatto un tiro in porta e ha fatto un gol, permettetemi. Noi il primo tempo abbiamo provato a giocare, abbiamo creato, io credo, tre palle gol nitide, non siamo riusciti a far gol. Questo fa parte del calcio. Poi è chiaro che nel secondo tempo, magari quando hai speso tanto, perdi un po' di misure, ti allunghi un pochino e su una palla lunga, una ripartenza, abbiamo subito l'1-0. E poi con una squadra così giovane fai fatica perché c'è sfiducia, magari perdi un po' di certezze, non giochi più e ti sembra che quella palla lunga possa essere la panacea dei problemi e invece non è così, insomma. Vorrei partire un po' da lontano. Noi domenica scorsa siamo usciti veramente malconci dalla partita di Gioia, con Ceveria e Petrucci che li abbiamo persi. Oggi Giama è sceso in campo per la sua grande voglia di aiutare il gruppo, ma non era da schierare, lo abbiamo proprio rischiato. Vi dico questo perché noi viviamo la settimana. Il mister si è dovuto inventare un centrocampo. Abbiamo visto l'esordio di Scozzari, il ragazzo ha fatto bene in un ruolo non suo, che ha fatto all'interno di centrocampo. In un'intervista, una delle prime interviste, avevo detto che la Serie D è un campionato totalmente diverso di quello dell'Eccellenza, perché le partite sono queste. Viene Sant'Agata che tre giorni prima prende 4 gol, poi dimostra qua di essere una squadra veramente organizzata. Primo tempo siamo andati in difficoltà, però di positivo c'è che la squadra ha saputo soffrire. Ha saputo soffrire, rientrare negli spogliatoi sullo 0-0. Penso che nel secondo tempo il Sant'Agata non ci abbia mai tirato in porta. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e c'è da dire che noi abbiamo anche qualche elemento non disponibile, quindi c'era qualche ragazzo che magari poteva essere anche fuori ruolo. Ma con tutto ciò abbiamo dato il massimo, sapevamo che dovevamo soffrire, l'abbiamo fatto con intelligenza, anche se abbiamo sofferto comunque non penso che abbiamo rischiato tantissimo tranne nella prima parte del primo tempo, poi ci siamo messi meglio e abbiamo saputo sfruttare le occasioni che abbiamo creato.